Rientriamo in questo spazio di mercoledì, grazie a tutti i nostri radioascoltatori. Siamo qui con Maria Antonietta Zaccheo, che rientra buongiorno in questo spazio, e con il nostro amico Greg, che mi affianca questa mattina per raccontare un po' questi due eventi. Adesso abbiamo parlato del Tagliando si ama, che è l'evento del 29 luglio, che si terrà in Piazza Caduti con tutti i colleghi di Pina Bollettino, che ci ha presentato poco fa questo evento, un evento a scopo benefico, il taglio dei capelli, in una cornice comunque ricca anche di spettacolo, di altre situazioni che Greg ha giusto un po' accennato. Cosa importantissima, la donazione di questi capelli che andranno all'associazione Io Non Mollo. Anzi, approfittiamo ovviamente per ringraziare anche l'associazione, per ringraziare la presidente Paola Masciullo per l'attività che fanno, la presenza che è un segnale importante, certo, sulla certo. comunità, nella comunità, insomma, che sarà presente anche lei quella sera, assolutamente con... sì. Quindi Maria Antonietta, è molto impegnativo anche il cartellone per voi, che oltre a questo evento che abbiamo presentato poco fa, avete in programma anche un'altra giornata. Certo, che dirvi, anche quest'anno siamo presenti con Le strade dei bambini e Girotondi inclusivi. È un evento che si svilupperà per le vie di Martano, per la piazza, Piazza Assunta, Piazza Caduti e Piazza Castello. Le associazioni sportive e non solo, le associazioni danzanti scenderanno in piazza, è una manifestazione itinerante e non solo, dove ci saranno appunto queste associazioni che cercheranno di contenere i bambini e di farli divertire. Oltre a queste associazioni abbiamo anche dei laboratori, dei mini laboratori, dove alcuni artigiani di Martano e alcuni artisti di Martano metteranno a disposizione per i bambini la possibilità di dare vita a delle piccole opere, a delle piccole creazioni. Questo serve soprattutto per avvicinare le nuove generazioni in quelle che sono le nostre tradizioni, non solo culturali, ma anche artistiche. E noi sappiamo benissimo che dobbiamo puntare sui bambini, perché rappresentano il nostro futuro. E quindi quale idea migliore di far sì che i bambini scendano nelle nostre piazze e vengano coinvolti in questa rete? Oltretutto abbiamo anche delle associazioni, per esempio culturali, che cercheranno di far conoscere ai bambini quelle che sono alcune leggende e alcune storie che appartengono al nostro territorio. Insomma, cerchiamo in tutte le maniere di coinvolgere i più piccoli e non solo, speriamo. Poi abbiamo la possibilità di avere Gregorio, che quella sera gli darà la nostra serata. Avremo anche una sfilata di bambini che metteranno degli occhiali piuttosto che dei zainetti. È l'8 di agosto ed è la terza edizione. Questa è la terza edizione, devo dire molto partecipata. Greg, sì, l'anno scorso è stato bellissimo, io spero che anche quest'anno abbia lo stesso riscontro. La cosa bella, Greg, è proprio il voler avvicinare anche alla cultura del territorio, certo, no? E anche fondamentale. A questa contaminazione artistica che si dà ad un evento che poi magari è ludico come idea, ma poi ha questo coinvolgimento anche della parte della comunità, insomma, quindi gli artisti, gli artigiani. È molto bello questa iniziativa. Agama ha anche l'obiettivo, diciamo, di fare promozione sociale. Per cui
quale migliore situazione quella di far scendere in campo i più piccoli e aiutarli a quello che sarà un domani nel far conoscere le nostre tradizioni economiche, culturali, artistiche, artigianali, insomma, dai, è una vetrina. Anche perché, Maria Antonietta, io penso che questi piccoli stimoli poi possano far nascere magari anche nei bambini. Potremmo avere per esempio un futuro pittore, un futuro scultore. Anche perché a Martano insomma, abbiamo una bella tradizione artistica. Noi siamo stati per anni importanti come diciamo maestranze, quindi dovremmo tornare un attimino a quelle che sono insomma le nostre origini. E questa è un'occasione secondo me valida, quindi la cosa importante è perché poi quando sei con i bambini appunto ti poni a quel livello e quindi guardi le cose con la purezza come le guardano loro e quindi sicuramente impari anche prima, no? Quindi la cosa divertente è questa. Io poi l'anno scorso giravo di qua e di là, quest'anno avrò una veste diversa ma non lo voglio svelare. Mantieni il segreto, lasciamolo in suspense, così invogliamo la gente a venire sarà insomma. Sì, poi Greg in fondo è un Peter Pan. Quello noi l'abbiamo voluto per questo. Ma non è un bambino grande. No, non è il Peter Pan. Non è Peter Pan perché diciamo. Peter Pan sei sì, tu. Sì, dovremmo essere un po' tutti. Perché sei tu. Sono io, quello immagino. Quindi dovremmo essere un po' tutti Peter Pan. E l'8 agosto un po' lo saremo. Dimmi, cosa importante quest'anno, ma non perché quest'anno abbiamo avuto questa sensibilità, è una sensibilità che l'abbiamo avuta da sempre, è quella di coinvolgere anche i bambini con disabilità, diciamo diversamente abili, ecco giusto, e quindi anche loro scenderanno in piazza con i nostri piccoli per fare questi girotondi inclusivi. Bello, questo bellissimo, è importantissimo, molto. Cioè, il concetto dell'inclusione è un po' ovunque, ho visto in molti paesi. È importante bello. Abituare i nostri bambini alla normalità, ecco, perché in realtà è quello, dobbiamo imparare a vederla come una forma di normalità. No, è normalità, assolutamente. Io direi che questo nostro di mercoledì termina qui. Ringrazio ovviamente Maria Grazie Antonietta. A voi per averci dato questa opportunità. Ringrazio ACAM e tutto il direttivo che è molto attivo e ovviamente sempre presente anche quando abbiamo delle manifestazioni importanti da raccontare e questo ovviamente è importante perché da queste sinergie, da queste reti poi nasce anche quella che è la promozione di un territorio. Esatto. E quindi dobbiamo cercare di lavorare tutti per far sì che queste cose funzionino. Vi attendiamo numerosissimi. Quindi l'8 di agosto, doppio appuntamento, 29 luglio, Tagliandosi Ama in Piazza Caduti e poi l'8 di agosto e le strade dei bambini, girotondi inclusivi. Benissimo, grazie ancora Maria Antonietta Zaccheo, grazie ad Adam, grazie a Greg e Marcella. Ciao. 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 Ciao Tiziana, ciao a tutti.